Amici e amiche di Wollombright, siamo al convegno della Sinfer, in occasione, insomma, dei 60 anni della società che si occupa di medicina riabilitativa, e fisica. E siamo qua con Gabriele Piovano, presidente della CPD, della Consulta per le persone, in difficoltà. Volevamo, insomma, fare alcune riflessioni sul collegamento tra medicina riabilitativa e diritti delle persone con disabilità o delle persone in difficoltà in generale. Qual è la situazione attuale e può essere la medicina riabilitativa un'area di implementazione o comunque di affermazione di diritti? Buongiorno a tutti, beh, ormai sono una vostra vecchia conoscenza. Ma sì, assolutamente. La medicina riabilitativa è un'area implementativa verso i diritti delle persone con disabilità, perché fin da piccoli bisogna intervenire con una corretta riabilitazione per permettere, quando una disabilità è una disabilità che rende possibile di vivere sempre di più in autonomia. Quindi si deve fare una corretta riabilitazione per permettere di arrivare poi a un'età adulta in più indipendenti possibili. Devono però i fisiatri cercare di guardare una persona con disabilità come persona, quindi non solo il pezzettino, il femore, piuttosto che la spalla, piuttosto che il piede, ma guardarlo come persona e vedere se quel progetto di cura è un progetto adeguato per quella qualità della vita, per permettere una corretta qualità della vita. Bisogna lavorare in equip con i fisioterapisti, ma soprattutto, ripeto, bisogna saper ascoltare le esigenze della persona con disabilità e della famiglia. Quindi le esigenze, bisogna ascoltare insomma la persona nella sua globalità e quindi quanto chi si occupa di medicina riabilitativa rimane nella vita delle persone con disabilità? Quanto dovrebbe rimanere secondo te, insomma, secondo la filosofia della CPD, diciamo? È importante il riabilitatore, è importante il fisiatra, appunto come dicevo prima, è importante per permettergli poi di vivere una vita il più indipendente possibile quando arriva nell'età adulta. Non deve essere solo il soggetto dell'assistenza la persona con disabilità, ma grazie a una corretta riabilitazione può essere una persona attiva nel mondo, attiva nella nostra società. Grazie, grazie mille.